Harry d'Inghilterra, finalmente la telefonata con papà. Il fratello William rifiuta di parlargli. Una conversazione heart to heart, cuore a cuore, tra il principe Harry e il padre Carlo avrebbe sbloccato la situazione e fatto accettare l'invito all'incoronazione al duca di Sussex. Ma con il fratello William è gelo totale foto-video. Harry d'Inghilterra accetta l'invito all'incoronazione di papà Carlo ma Meghan no. Ecco tutto quello che, ancora, non va nei preparativi della cerimonia. Guarda. Il no di William, il principe di Galles, rimane irremovibile. Troppo furioso per le critiche alla moglie Kate Middleton e per le rivelazioni contenute nell'autobiografia Spare. In cui, tra le altre cose, Harry descrive un'aggressione fisica da parte del fratello avvenuta al Nottingham Cottage a Kensington Palace. I due non si parlano da mesi e non hanno alcuna intenzione, sembra, di incontrarsi privatamente durante i giorni dell'incoronazione. Questo è uno dei motivi per cui Harry non vorrebbe nemmeno partecipare al pranzo familiare al termine della funzione all'abbazia di Westminster. In questa fase una riconciliazione appare impossibile. E William non è l'unico offeso. Anche Camilla sarebbe rimasta molto ferita dalle critiche di Harry, che nel suo libro la definisce pericolosa e la cattiva della situazione. È stata un'amica della regina, la marchesa di Lansdowne, a riferire al Sunday Times che Camilla ha sofferto per quelle parole. Ma ha cercato di ignorarle e andare avanti. Come del resto ha fatto per gli ultimi 40 anni. Meghan Markle e Harry d'Inghilterra, le sei condizioni che hanno posto per partecipare all'incoronazione di Carlo. Guarda. Più ricco di mamma. Mentre i preparativi per l'incoronazione vanno avanti, seppur in ritardo. Il Sunday Times svela che Re Carlo ha un patrimonio personale di 680 milioni di euro ed è quindi molto più ricco di mamma Elisabetta, che secondo l'ultima rich list del quotidiano poteva contare su un gruzzolo di 420 milioni. Oltre a vantare un certo acume per gli affari, il re è piuttosto tirchio e risparmia il più possibile. Per certe cose. Come l'abbigliamento, grazie a un riciclo continuo di abiti e scarpe che gli durano in media 30-40 anni. È riuscito anche ad aumentare i profitti del Ducato di Cornovaglia del 42% grazie alla sua linea di prodotti biologici venduta anche nei supermercati. Ha avviato progetti edilizi e affittato le sue proprietà anche a negozi e attività commerciali. Inoltre, ha ricevuto in eredità il patrimonio della madre, che pare non abbia condiviso con i fratelli. Nici un curcubeu, daci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.